Ragazzi, torniamo a parlare di Roma, di campo, di calciatori, di squadra, di Ranieri, di cosa sta succedendo alla Roma, perché non abbiamo avuto... Qua la gente viene a restare così all'ordine del giorno, questo di qua, quell'altro che fa conferenza... Quindi ragazzi, c'è stato veramente un caos, non sono riuscito a commentare le parole di Ranieri post spalle Roma. E lo voglio fare oggi, perché sono state parole importanti, quello che è successo poi nello spogliatoio con lo stesso Ranieri e quello che è successo a fine minimo tempo, non so se questo lo sapete, nello spogliatoio tra Dzeko ed El Shaarawy. Detto questo, vi ricordo che su Instagram stiamo valutando in questi giorni i calciatori della Roma, ne valuteremo uno al giorno. Abbiamo fatto Pellegrini, Manolas, oggi oggi tocca Under, quindi andate a valutare Under nelle storie, prendete il vostro ditino, fate così e date un valore ad Under. Le vostre valutazioni entreranno in un video futuro che farò, quindi sono molto molto importanti. Fatta questa debita premessa, che sicuramente vi avrà già portato a mettere un meritatissimo like e a condividere questo video, io voglio parlare delle parole di Ranieri. Sono state parole dette davanti alla stampa. Altre parole sono state dette negli spogliatoi. Si dice di un Ranieri negli spogliatoi stile asso di Roma. Mi prude il bordo del naso, ho detto, di questo disturbo che ho. Ranieri davanti alla stampa ha fatto uno sfogo chiaramente da soggetto, da dipendente, da professionista che sta qui a Roma da poco tempo. C'è una cosa di cui non ho mai parlato, no? Queste dichiarazioni che hanno sempre fatto i direttori sportivi a Roma: non venderemo, la Roma non è un supermercato di qua, di là, e i tifosi vanno, ah sì, non venderemo, e poi dopo abbiamo venduto bene, tifosi. Io vi do ragione, non è stata mantenuta la parola, ma vi siete mai messi dall'altro lato? Cioè, avete mai preso il bilancio in mano e fatto una simulazione di voi come direttori sportivi in pectore, quindi di voi come soggetti, che cosa sono questi capelli che ho nella faccia, di come soggetti che devono andare poi a fare delle trattative entro il 30 giugno per evitare che la Roma venga penalizzata dalla Financial Fair Play e quindi non possa più accedere alle competizioni europee? Immaginatevi voi una situazione adesso disastrosa del bilancio, voi cosa direste? Ah sì, abbiamo una situazione disastrosa, tifosi, dobbiamo vendere 3-4 giocatori, sappiatelo, eh? Oppure fareste gli interessi della società, anche magari mettendovi contro qualche tifoso dicendo no, la Roma non ha necessità di vendere, quando in realtà sapete bene che la Roma ha effettivamente necessità di vendere? Cosa fareste voi? Fareste contenti i tifosi e quindi portereste un danno alla società, o cerchereste di limitare i danni alla società magari dicendo qualche balla ai tifosi? Non lo so, vi lascio un po' ragionare, ragionateci e fatemelo sapere nei vostri commenti, cioè nei miei commenti, scrivetemi quello che pensate. Detto questo, ragazzi, Ranieri è arrivato da poco, fa queste dichiarazioni, che sono dichiarazioni che a me personalmente erano sembrate subito rivolte nei confronti dei calciatori come una punizione, cioè come a dire se non si arriva in Champions molti partiranno. Però io dico, è qui che sbagli, caro Claudio, ti voglio bene, ma qui che sbagli, perché i calciatori se ne vogliono andare via, cioè i calciatori non gliene frega niente, quindi tu mi dovevi dire, come avevo detto io post partita, i calciatori si devono mettere in testa che se non arriviamo in Champions, cioè Roma fallirà e loro ripartiranno qui dalla Serie D, li leghiamo a Trigoria, non li facciamo partire. Il fatto di dirgli molti partiranno, non gliene frega niente i calciatori, perché i calciatori della Roma non interessa nulla, ragazzi, io sono dei mercenari. Eccezione fatta per qualche caso raro, molto raro, non gliene frega niente, ragazzi. Quindi le parole di Ranieri mi sembravano delle parole chiaramente rivolte nei confronti dei calciatori, anche perché non mi sembra uno che si è preso il bilancio, se l'ha studiato da lui, è venuto qui per 3-4 mesi, ma erano parole rivolte ai calciatori, tanto più che dopo lui è andato nello spogliatoio, ragazzi, e ha sbraitato esordendo una buonasera al cazzo nello spogliatoio. Quindi chiaramente, ragazzi, ha detto ai calciatori che non ci sono più alibi. Io speravo che questa cosa fosse sottintesa dopo il cambio di allenatore, ma evidentemente c'era bisogno di ricordarglielo. In più arrivano voci di calciatori che hanno perso un po' la bussola. Quando vi dicevo perché Monchi era meglio che non se ne fosse andato durante la stagione, ragazzi, perché andare via durante la stagione significa far perdere un punto di riferimento per i calciatori. Chiaramente non un grandissimo punto di riferimento, visto come sono andate le cose, ma comunque un punto di riferimento. Oggi ha parlato Schick dicendo: non mi aspettavo la partenza di Monchi. Voi dovete capire che comunque quello
è un personaggio che è andato a trattare con i calciatori, magari anche personalmente, che ha fatto delle promesse, che gli ha sviluppato un progetto di crescita. E se va via, magari senza preavviso, può venire meno alcune sicurezze, alcuni progetti che erano nella testa dei calciatori. Voi direte, ma noi che ci frega dei progetti dei calciatori? Lo so, però sono pur sempre persone che hanno una loro psicologia. E questo può influire negativamente. Immaginate, non lo so, Luca Pellegrini aveva rinnovato il contratto con la Roma, adesso sta al Cagliari, procuratore Mino Raiola, oppure Kluivert, procuratore Mino Raiola, si erano fatti un piano di rimanere a Roma 3-4 anni e poi di andare via. Questo era un accordo che loro avevano con Monchi, magari, no? Uno sviluppo della loro carriera a Roma che avevano con Monchi. Se viene un altro direttore e gli dice, guarda Kluivert, tu rimani qua fino a che lo decido io, le cose cambiano, capite bene, sono ragazzi, bisogna anche poi considerarli come persone, ogni tanto bisogna anche fare questo sforzo, quindi bisogna capire queste situazioni. È chiaro che i ragazzi ad oggi alla Roma devono rimanere, devono giocare, e che sono sicuro che Ranieri in questo sarà bravissimo, i calciatori che sono motivati a far bene della Roma, a raggiungere questa Champions League, perché la Roma sì, la Champions League la può ancora raggiungere. Dopo Spal Roma ho sentito disfattismo ovunque, chiaramente ragazzi sempre guidati dall'emotività, però ragazzi non è così, perché la Champions League sta a 4 punti e tu hai l'obbligo di vincere tutte le partite che puoi vincere, a partire da Roma-Napoli. Sì ragazzi, da Roma-Napoli, la Roma deve vincere con il Napoli, non senza se e senza ma, deve fare la partita della vita con il Napoli, li deve aggredire, deve andare in campo concentrata, con qualità, le qualità che ha la rosa, devo continuare a dire, secondo me ha le qualità per vincere quella partita, e i calciatori si devono impegnare. E veniamo qui alla lite Dzeko e Shaarawy. Io, il fatto che Dzeko e Shaarawy non si passino dei palloni era un sentore che già c'avevo da qualche tempo. A quanto pare, a fine primo tempo, Spal Roma, Dzeko si è arrabbiato con Shaarawy per dei palloni non passati e Shaarawy gli ha risposto. Adesso parliamo di calciatori, cioè paradossalmente ragazzi, uno potrebbe andare via da Roma, Dzeko, secondo me quasi sicuramente andrà via dalla Roma a fine anno, qualora non dovessimo qualificarci in Champions League, perché se dovessimo qualificarci ci potrebbe essere una possibilità di rimanere. Ho qui dei capelli fantastici. Il secondo è Shaarawy, nella mia sensazione un calciatore che si è meritato il rinnovo quest'anno, tra i più positivi quest'anno, quindi è tutto dire insomma sulla positività della stagione della Roma, però secondo me Shaarawy se l'è meritato. Ranieri ha tolto e Shaarawy poi, dopo questa lite ha tolto Shaarawy. Io quando ho visto i cambi mi ero un po' chiesto, e anche a fine partita ve l'avevo detto, ho fatto Ranieri, che gli possiamo dire? Gli ho fatto sì, forse il cambio del Shaarawy un po' anticipato. E si è spiegato tutto con questa lite, ragazzi. Con questa lite che è avvenuta a fine primo tempo, che chiaramente è uscita dopo, non la potevamo sapere appena finita la partita. Quindi questo è quanto, ragazzi. La situazione non è che è idilliaca, ma io spero veramente, sono fiducioso insomma nel lavoro di Ranieri, che sappia trovare i giocatori motivati. Deve andare in campo chi è effettivamente motivato, perché noi siamo stupidi di vedere calciatori che giocano sotto le loro potenzialità. Io personalmente sono molto molto stufo di questo fatto. Poi se il calciatore è scarso ma da tutto, sono più contento, guardate. Comunque con questo ho concluso. Sempre forza Roma, ragazzi. Mi hanno detto di dire questa cosa qui. Sempre forza Roma. Ciao tattico e ciao a tutti quanti.